Insomma, è venuta fuori questa notizia che dopo, a seguito di un controllo della ASL, sono stati chiusi perché c'è stato un malore all'interno degli asili nido e quindi ci sono state sei chiusure di sei asili nido. La cosa più sconvolgente è questa, che a 6 anni appunto dell'amministrazione D'Alberto ancora viviamo questi episodi. Perché? Perché non ci sono degli impianti che assicurano comfort, quindi di climatizzazione all'interno degli asili, e quindi questa è la situazione. Ha ben detto lei, purtroppo questa amministrazione non dà una priorità alle cose urgenti oppure alle cose fattive della nostra città, ma mettendo sulla bilancia, faccio un esempio per capire meglio ai cittadini teramani, mettendo sulla bilancia ecco, questi sistemi di climatizzazione, quindi evitare poi le chiusure degli asili nido e i concerti, io penso che un'amministrazione, come si è sempre definita quella del sindaco D'Alberto, capace, che, pragmatica, fattiva, hanno, insomma, deciso di fare queste cose, futili, quindi concerti, dando anche soldi a associazioni, e invece di pensare alle cose più serie come questo, in questo caso. Questo è un dato di fatto, ma la cosa più preoccupante è che non è che con un'ordinanza poi si sistemano altre problematiche. Dietro l'ordinanza ci sono problematiche serie di famiglie che non sanno dove portare i figli perché entrambi lavorano, ma la cosa più preoccupante è che questi genitori poi non tutti si possono permettere le babysitter. Quindi mi aspettavo, dopo, a seguito di questa chiusura, anche dei sostentamenti verso queste famiglie, attraverso dei voucher, attraverso dei bonus, per compensare insomma, questa problematica che è sorta. Appunto, c'è da pensare anche ai genitori che in questi giorni, perlomeno fino a venerdì, dovranno gestire comunque una situazione che non si aspettavano. Fino a venerdì sì, perché questo poi c'è anche insomma, dal governo viene una circolare che dice per queste ondate anomale, ma queste ondate anomale possono durare anche mesi, quindi che facciamo? Chiudiamo gli asili fino a settembre? Cioè, il comune si deve attrezzare, appunto, organizzare attraverso dei sostentamenti verso queste famiglie che non si possono permettere le babysitter. Quindi non è che si possono sempre rivolgere i genitori ai nonni, perché i nonni sono nonni e poi hanno anche una loro vita. Quindi bisogna, quando si fa queste cose, bisogna trovare anche un'alternativa e una soluzione poi alle problematiche che dietro ci sono attraverso le famiglie.